MBA 2024 Stand Sim. Un marchio che francamente si sta facendo notare perché ha una continua, costante presenza in tutti questi eventi pubblici con, devo dire, una serie di molto ampia di modelli e quindi, visto che ci siamo visti anche in occasione di EICMA 2023, qui abbiamo lo Iacono, che è direttore commerciale di Sim, a cui vogliamo fare alcune domande. Allora, intanto la gamma è davvero completissima, abbiamo visto una vera sventagliata di scooter di tutti i generi, per i più giovani, per i meno giovani, insomma c'è davvero di tutto. Come affrontiamo questo 2024 che sta così iniziando a prendere corpo, visto che ormai insomma scavallato il mese di, se vogliamo, di gennaio, si comincia a guardare il mercato con una certa ottica? Sì, si riaprono le danze, potremmo dire. La nostra presenza qui al Motorbike Expo è proprio, ha il significato di dire che ok, riniziamo alla grande, ci siamo, siamo presenti, abbiamo chiuso un ottimo anno, come dicevi tu, una sventagliata di prodotti, la più interessante dei quali sarà a giugno lo Swad X300 che avevamo già presentato in fiera. Quindi a giugno? Sì. E per quanto riguarda il prezzo possiamo già dire qualcosa? No. Dire, quindi diciamo che sarà intorno ai 5.000, si può dire? Sì. Pare. Teniamola per buona, un 5.000. Comunque oggetto davvero interessante, ma non è il solo, perché abbiamo visto, adesso facciamo una bella passeggiata qua insieme presso lo stand Sim, dove vedete come è tutto ben schierato, molto d'effetto questa tipologia di esposizione, e tra queste moto, tra questi scooter troviamo questo oggettino qua. Allora, dici un po' qual è, intanto quando sarà disponibile, se lo è già e a che prezzo, e poi che aspettativa avete su questo prodotto? È già disponibile in concessionaria, è arrivata, l'abbiamo visto l'anno scorso e anche 2 anni fa in anteprima, è già in concessionaria, si chiama Mamba, ha una cilindrata abbastanza insolita, un prodottino particolare di nicchia, una vera e propria scheggia della città, 160cc. 160cc è la cilindrata che ti porta fuori, diciamo, dal codice del 125, che è un pochino più, come dire, un po' più scarico, se vogliamo, per avere un pochino di brio. Tra l'altro con un'estetica molto accattivante, anche queste colorazioni qua che vediamo in questo momento, cangiante, veramente bella, quindi questo è già disponibile. 3799. Non male davvero. Poi proseguiamo con tutta la nostra gamma dei piccoli GT, quindi GT14, GTX, per arrivare poi ai cavalli di battaglia, ruota alta, Symphony ST. Esatto, eccoli, l'HD300, anche questo, che si è voluto parecchio negli anni, perché sì, io personalmente ne ho avuto uno, il 200, che mi ricordo di aver posseduto per qualche anno, adesso è nella cilindrata 300, guardatelo. Nel suo stato dell'arte, non vedi il parabrezza ma è incluso nel prezzo, quindi per tutto l'anno parabrezza e bauletto incluso nel prezzo. Bene, poi saliamo di cubatura, abbiamo anche questo, vabbè, il Maxim è un oggetto che è già conosciuto, che funziona decisamente bene, più aggressivo in termini di prezzo a partire da gennaio, quindi perché tra l'altro comunque abbiamo iniziato su 14 modelli, su 21 una buona campagna, un'ottima campagna promozionale, qui siamo a 5.999. caspita, 5.999, così come lo vedi. Bene, comunque insomma è da notare veramente la schiera importante di scooter qua. C'è qualcosa che non manca, è un presidio. Non manca niente, non manca davvero nulla. Senti, allora io intanto ti ringrazio per questa breve intervista. E niente, ci vedremo probabilmente, insomma sarà interessante anche mettere sotto torchio certi oggettini, soprattutto questo qua, devo dire la verità, questo qua mi incuriosisce, mi piacerebbe provare. Sì. Va bene, ottimo, grazie allora, è stato un piacere.